Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e mi scuso perché questo video era dovuto essere girato la domenica scorsa, ma vedete, guardate, cosa è capitato? In montagna sono caduto in un piccolo burrone, e per fortuna io sono addestrato a cadere. In passato ho avuto addestramenti di cadute anche da metri e metri, quindi so come si cade. Sono caduto bene, ho rallentato, minimizzato, diciamo, i danni nella caduta, ma essendo che quando la caduta è di un certo tipo, la tecnica da usare è chiudere il collo, chiudere proprio, attaccare il mento al petto, un minimo di elongazione del muscolo c'è stata, quindi ho ancora, diciamo, il cerotto antidolorifico. Oltretutto, non mi sono fatto niente, proprio perché per fortuna, diciamo, il mio addestramento e la caduta mi ha salvato, ma sono finito in un campo d'ortiche, potete immaginare il piacere. Passiamo alla rasatura. Allora, beh, direi che questo già lo promuoviamo per la copertina. Questo è il nuovo sapone che mi ha spedito Bruno di Pariello, che ringrazio. Sapore di mare, non è stagione, eh? Stagione, siamo quasi, quasi, ad agosto, mare, guardate qua, che bei particolari, che bei dettagli, e basta questo per promuovere pieni voti questo sapone. Scherzi a parte, è il secondo giro, diciamo, di saponi di Toscana Factory Lab, eccolo qua, dopo Dante e Beatrice. Abbiamo sapore di mare, poi un altro sapone che adesso non mi viene il nome, ma comunque che ha come Pinocchio protagonista, un po' più, diciamo, da quello che ho capito, legnoso. Ma veniamo un po' qua. Qua abbiamo ozonica, abbiamo note di mare e con un fondo floreale e erbaceo e legnoso. Eccolo qua. Solita consistenza data al lovato, no? Che io trovo eccezionale, nonostante i giudizi di certe persone che hanno poca esperienza, quindi non hanno anche probabilmente gli strumenti per poter giudicare, ecco perché io un po' intanto mi arrabbio, mi scuso, per giudicare un prodotto, cioè ci vuole anche un minimo di esperienza, ma comunque va bene così, ormai questo mondo è così, lo sappiamo, ce lo siamo detto mille volte, va bene così. Allora, ne approfitto anche per presentarvi questo rasoio. Adesso non sono più le lame e ovviamente la solita figura da. Eccolo qua, trovate. Questo è il Sabre della Blackland, acciaio, mi pare 316L, vedete, mono single edge, che caratteristiche ha? Che utilizza le lamette GEM. Quindi è una riproposizione in chiave moderna di quei rasoi anni 10, anni 20, che poi sono arrivati anche per un bel po', ma in questo caso vedete a vite, non a clips, tutto acciaio molto pesante. Vedete, guardate la particolarità della vite quadrata. Queste sono lamette, sono dei cutter. Questi qua non so neanche la mettere la barba. Guardate che roba, sono dei cutter. Quindi, qui bisogna proprio domarle. Allora, come si fa? Si prende il rasoio e si va a incastrare la lametta nel suo alloggiamento con molta attenzione, perché queste sono, tagliano via le orecchie. Ecco, allora c'è un attimo di, ecco fatto, di attenzione per incastrarlo bene, eccolo qua. Poi si va con il pettine a chiudere e con questa vite quadrata si serra, ed ecco qua, guardate che esposizione. Questo è veramente una falce. Allora, iniziamo a conoscere il viso. Io ho messo a bagno questo Rexor Cosmesi per stare sul mare, il blu, di alluminio anodizzato, tasso maiale.
acqua calda, mettiamone un po', come se fosse un tallow, nel sapone. Allora, adesso un po' d'acqua nel sapone, perfetto, e lo lasciamo lì a lavorare. Se lo sciacchiamo il viso, questo è, per chi mi chiedesse, diclofenac, che non è altro che il Voltaren, che almeno a livello di dolore, poi, perché è proprio un problema muscolare. Per fortuna l'osso è salvo, voglio dire. Allora, è importante saper cadere, perché comunque questa è stata una caduta non facile, perché almeno erano 6 metri tutti. Sembrano pochi, ma sono tantissimi. E bisogna, come dire, non perdere la tranquillità, cioè la tranquillità, la calma, e cadere in maniera accompagnate, sono delle tecniche, adesso non posso spiegarle qua. Bene, allora, con il nostro pennello, tasso maiale bagnato e l'acqua che ho dato sul lavoro, andiamo a prelevarne la giusta quantità. Guardate come monta, già così, come questa formulazione che il buon Bruno ha formulato, scusate la ripetizione, ha inventato, penso che l'abbia inventata lui, però la composta, ecco, diciamo così, funziona molto bene, invece con pennelli avidi come il tasso maiale. Ecco qua, direi che basta e avanza per un successivo montaggio in ciotola. Ciotola, la nostra ciotola caprina, eccola qua. Guardate, già senza acqua, come un po' di rumore chiaramente, perché i bordi della ciotola, aggiungiamo un po' d'acqua, ne chiede questo sapore, e però guardate che soddisfazione che dà. Ogni tanto un montaggio in ciotola ci va, un po' che non lo facciamo. Ecco qua. Andiamo profumazione molto presente, sapore di mare. Protezione sembra molto potente. Direi che siamo a posto. E adesso brandiamo la nostra ascia di guerra, il nostro sabre livello 1 Blackland. Barba di 3 giorni. Cioè, qui basterebbe una passata, eh. Basterebbe una passata.
Qui purtroppo devo stare un po' attento al cerotto. Che azione antinfiammatoria e antidolorifica? Perché il diclofenac, scusatemi, fa parte della categoria dei FAMS, antifungici. Anzi, gli antinfiammatori non sarei dei. Cioè non è cortisone in poche parole. Quindi oltre all'azione antidolorifica, ha un'azione antinfiammatoria, in particolare sull'apparato muscolo-scheletrico. Ecco, c'è ancora una lezione di medicina, d'altronde. I tonsori fino al 1700 erotti erano anche medici, di fatto. Da qui il colore del Barber Pole, le due colorazioni della vena, il sangue venoso rosso, sangue arterioso blu e garze bianco. FAMS. FAMS sono anche per dire il moment, per intenderci. Ecco qua. Obliquo. Non c'è già più niente. Cioè sì, si sente ancora ovviamente un po' di peletto, ma... Il grosso se l'è portato a casa questo caster. Con questo ci apre i pacchi di Amazon, particolare, è chiaro che è un rasoio particolare, non è. Ma chiama nell'Ame Gem con questo. Trova il paradiso. Ecco fatto. Ancora una passatina per avere il VDS tattile, che è una definizione che... Perché c'è anche quello concettuale. Questo è tattile. Perfetto, ci apriamo con acqua fresca. Asciughiamo in particolare la zona medicata. E asciughiamo anche
qua. Allora. Ecco qua, collo, dentro, la maglietta e siamo a posto. Allora, che si può dire di questa combinazione? Sicuramente partiamo dal rasoio, una falce ma do dolce e delicata, non ha lasciato danni, ma questo non è niente, ce n'è sangue. Perfetto. E ha governato questo coltello a serramanico in maniera assolutamente perfetta. Quindi devo dire che più di così da questo rasoio non si può chiedere. Materiale nobile. Mi pare che sia un 319L, se non erro. Un acciaio importante. Va asciugato bene. E per chi ama le gem, questo potrebbe essere veramente l'uovo di Colombo, cioè come dire, la pietra miliare, insomma, il pezzo di riferimento, non so come definirlo. Se non sbaglio. Anche tecnologicamente avanzato, con questa vite quadrata che va a incastrarsi nel suo manico, eccolo qua. Sabre, Blackland. Visto? Perfetto. Il pennello, beh, lo conosciamo, l'abbiamo già usato altre volte. È un efficacissimo maiale tasso, lo sto sciacquando un attimo per farlo vedere. Quarto d'ora di bagno e si è subito reso disponibile dopo vari inutilizzi, quindi era mesi che non lo utilizzavo. Extraposmesi, questo qua è il metallico blu anodizzato, guardate che bel ciuffo, maiale tasso. Questo proprio per saponi tallovati, semitallovati, diciamo similtallovati, duri, è perfetto. Questo tipo di pennello qua, eccolo qua. Pezzo forte, sapore di mare. Ma io devo dire che da come me l'aveva descritto Bruno, senza voler fare il come dire, il prevedibile, però è proprio così. Ha una sensazione marina. Poi qua abbiamo delle bellissime onde, come potete vedere, e anche questo bellissimo blu che mi piace molto. E niente, il sapone ha proprio questa. Dà questo senso di protezione al massimo, come l'altro, come il Dante che ho provato. E poi ha una profumazione effettivamente molto fresca, molto estiva. Vediamo un po' la barba, e di T, quindi anche profumo. Eccolo qua, aftershave eau de toilette, come potete leggere. Prima nota che viene proprio al naso è una nota ozonica. Ostriche, mare. Però emerge effettivamente questa base che lo riporta sulla terra, ecco, diciamo così. Ottimo sapone per una giornata calda come questa, a Torino perlomeno. E questo video l'ho girato in anticipo per evitare che in montagna la connessione non reggesse, insomma, perché ho dato dei problemi quando ci fosse mal tempo. Quindi diciamo così, io lo promuoverei assolutamente e lo consiglierei a chi cerca una profumazione estiva fresca.
soprattutto confermata la qualità del sapone che secondo me è elevatissima e vale assolutamente il costo a cui viene proposto. Chiaro che saremmo tutti felici con se di meno, però questa la qualità si paga, cioè è inutile che ce la raccontiamo. Inutile che ce la raccontiamo. Bene, io vi ringrazio, vi saluto. Ringrazio anche quelli che hanno fatto ironia sul fatto che io ogni tanto spurghi del sangue, che poi non è un sanguinamento. Mi taglio come tutti, non è che sono. Però delle volte, siccome io devo prendere la cardioaspirina per una emicrania oftalmica senza cefalea, ho la fluidificazione del sangue un po' più fluida e quindi spurgo magari da sotto. Qualcuno fa battute, evidentemente sarà sano lui, voglio dire, cioè, gli auguro cioè, di non avere mai problemi, che poi è una stupidaggine la mia, però voglio dire, trovo di pessimo gusto far battute su una cosa che si sa che io ho dichiarato chiaramente che è un piccolo problema di salute, che diciamo così. Trovo veramente squallido e anche un po' da. No, giudicate voi. Comunque qualcuno ha fatto battute sul fatto che sì, ogni tanto mi taglio ed è vero, ci mancherebbe ancora, ma soprattutto che sanguini, e questo ogni tanto succede su questa zona qua. Ma oggi vedete che non è capitato perché questo rasoio è efficace e delicato. Comunque, contenti loro, ridono fra di loro, voglio dire. Non mi, cioè, lo faccio notare perché lo trovo una piccolezza veramente, veramente proprio di infimo livello. Ma con questo non mi offendo. Amici come prima. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.